Ho acquistato 10.000 euro di BTP valore e ora... Scusate ragazzi, video di oggi, andiamo a vedere il caso di questa persona che scrive che ha comprato 10.000 euro di BTP valore e adesso non sa praticamente che farci. Andiamo a vedere una lezione importantissima che ci aiuta a comprendere come in realtà bisogna investire, che investire in questa maniera è la cosa più sbagliata che possiamo andare a fare. Lo facciamo subito, via! Bene ragazzi, eccoci ancora con un video ricco di valore per chi vuole imparare ad investire correttamente. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale cliccando sul tasto iscriviti, attivate la campanellina per non perdere tutti i prossimi video. Più siamo, più diventiamo e più contenuti di valore, non BTP valore, ma contenuti di valore vi darò. Soprattutto andate anche sotto in descrizione. Vi ha messo il link per prenotare una call gratis e senza impegno direttamente con me per scoprire il nostro master per diventare consulente finanziario indipendente e aiutare milioni di famiglie lì fuori italiane che oggi stanno investendo male e sperperando un sacco di soldi. In 7 mesi vi facciamo diventare consulenti finanziari indipendenti anche partendo da zero e senza laurea. Adesso se vi iscrivete ora pagate il prezzo più basso e soprattutto vi iscrivete al master che inizia a luglio perché a breve chiudiamo le selezioni. Sotto in descrizione trovate i link. Detto ciò, bella domanda perché, cioè non è una domanda, è oscena. Non vorrei mai vedere nel 2024 una domanda come questa, però è una domanda che fanno molte volte, tante volte. Cioè, è la normalità dell'investimento italiano. Cioè, prima faccio una cosa, prima investo, e poi dico, ok, mo che ci faccio? E mo che faccio? Ma ho fatto bene, ho fatto male? Cioè, prima investite, e poi andate a chiedere consigli per capire se ho fatto bene o ho fatto male. Quante volte leggete nei forum, ma che ne pensate di questo portafoglio? Che ne pensi del mio portafoglio? Che ne penso? Che non lo so, dovevi farlo prima. Che ne penso? Devi farlo prima, non c'è un pensiero. Non è che andate su internet, che ne pensi delle mie analisi del sangue? Ma che vuol dire? Oppure, peggio ancora, che ne pensi delle medicine che prendo? Ma che... tu sei c'hai problemi, c'hai. Però sugli investimenti sembra che a persone gli piaccia, faccio vedere io che faccio questo, che faccio quell'altro. Va bene, però l'investimento in realtà dovrebbe essere fatto prima, nel senso va valutato prima. Perché qui che mi dici, ho investito 10.000 euro di BTP valore, perché non ho bisogno al momento di questi soldi, che già va bene. Beh, più o meno già può andare bene. E prevedo di spenderli tra 5 anni, quindi già qualche informazione ce la dà. Qual è la maniera più corretta di investire gli interessi trimestrali che maturerò? Ora, al netto che adesso non so che BTP valore hai preso, ma 10.000 euro in BTP valore trimestralmente prenderai quanto? 80? 80 euro? 70-80 euro ti prenderai di cedola. Quindi credo che il problema di 70 euro, come investire 70 euro, non credo che sia un grande problema. Cioè, ci vai a cena, fai prima. La domanda è, ma quei 70 euro di cedola trimestrale, prima domanda, se non ti servono, cioè tu qua stai pensando che questi soldi non ti servono, quindi li devi andare a reinvestire. E se questi soldi devi andare a reinvestire... hai già sbagliato. Se questi soldi devi andare a reinvestire, il BTP valore o la singola obbligazione è di per sé, per definizione, sbagliata. È sbagliata, non è che ci sta, non è un'opinione. Ma Alessandro, ma quello mi ha detto. No, è sbagliata, appunto. Perché è sbagliata? Bisogna sempre giustificarlo, no? Perché nella cedola che prendi, tu qui ci paghi le tasse. È vero che su importi piccoli la differenza è minima. Potremmo dire che è irrilevante. Ma concettualmente è sbagliato, perché se questo errore lo fate con 10.000 euro, continuerete a farlo con 100.000 e se un domani avrete un milione, perché avete un milione, o 10 milioni perché avete fatto carriera, avete fatto l'azienda, avete ereditato 10 milioni, se fate l'errore con 10.000 ve lo riportate dietro per sempre. Questi sono concetti fondamentali che dovete imparare a gestire bene già con le piccole somme, perché qui andrai a reinvestire i soldi tassati, quindi li ricevi. Poi per carità sul BTP paghi il 12,5 invece del 26, quindi è già più bassa la tassa, ma comunque sai, tassa, quindi prendi gli interessi e prendi le cedole tassate che poi vai a reinvestire tolte le tasse. Quindi perdi il grande beneficio dell'interesse composto, perché quelle tasse non le vai a reinvestire. Cosa diversa invece qualora vai a prendere magari un ETF obbligazionario, dove dentro le cedole sono reinvestite senza toglierci il 12,5, quindi vai a sfruttare di più l'interesse composto. Va bene che a 5 anni è poco. Ma già lì che state a scrivere, lo so, ferma e cancella. Lo so che già studiamo a 5 anni l'interesse. Sì, ma è concettuale. Dovete imparare a capire questi concetti dall'inizio, anche su piccole cose, perché comunque c'è la differenza. E se imparate a farlo ogni singolo anno o per ogni singola cosa che fate e imparate a sfruttare l'interesse composto, perché così non lo sfruttate l'interesse composto. Se imparate a sfruttarlo in ogni piccola cosa, da qui ai prossimi 50 anni,
30 anni, 40 anni, 20 anni, vedrete che la differenza la noterete, quindi è piccola adesso, ma non lo sarà tra 20 anni, 30 anni. Detto questo, è sbagliato, quindi, proprio concettualmente, fattualmente, non va bene. E adesso mi direte, perché vi hanno lobotomizzato il cervello, adesso mi direte, ma con l'ETFT stai speculando sul tasso di interesse? No! L'ETF lo devi scegliere, anche l'ETF obbligazionario lo devi scegliere in maniera coerente con il tuo orizzonte temporale. E tra l'altro vi informo, così spoiler, che il prezzo dell'obbligazione non è dato solo dal tasso di interesse e dai movimenti dei tassi di interesse, ma è dato anche dal premio per il rischio. Sono due cose diverse. Perché se io ho una scadenza di 5 anni, sarei matto se prendessi ETF a lunga scadenza. 20 e più anni, sarei un decerebrato, d'accordo. Lì sarebbe una scommessa, come sarebbe una scommessa far tutto quanto azionario. Quindi è sbagliata proprio a 5 anni, è sbagliato il concetto di mettere proprio solo obbligazioni, in questo caso addirittura solo BTP, quindi andiamo proprio a concentrare rischio Italia. Quindi, errore 1, poi adesso io non so se dalla domanda mi sembra che abbia solo questi, perché si sta preoccupando di 70 euro di cedole a trimestre, quindi immagino che non ne abbia degli altri. Ipotizziamo che siano solo questi, pochi che siano, va bene. Qui ti stai riempendo di BTP, quindi ti stai esponendo solo al BTP, solo alle obbligazioni, anzi solo ai titoli di Stato italiani. Ma a 5 anni, con un orizzonte di 5 anni, tu non puoi avere un solo obbligazionario. Non lo puoi avere, è inefficiente. Vuoi mettere il 10 di azionario? Qualcosa ci va. Perché un portafoglio ben diversificato migliora la performance in funzione del rischio. È meno rischioso un portafoglio con un 10% di 5% di azionario, 10% di azionario, piuttosto che un portafoglio fatto da soli BTP. Anche perché il portafoglio da soli BTP ti fa esporre 100% al rischio Italia e tu devi stare 5 anni con le dita incrociate, poi per carità le cifre sono piccole, devi stare, però sono importanti per la persona. Devi stare con le dita incrociate che in Italia non succeda niente. Tra l'altro in un momento in cui non c'è premio per il rischio in Italia. Per cui anche qui, ammesso che uno poi voglia rimanere solo sull'obbligazionario, è molto meglio un investimento diversificato, ad esempio in titoli di Stato europei, piuttosto che magari un mix tra titoli di Stato e corporate europei, e aziende europee. Senza uscire dall'Europa, così rimaniamo solo in euro, proprio per semplicità. Dove magari se andiamo ad aggiungere una piccolissima parte, 5%, 10%, non lo so, dico numeri a caso, di azionario americano, globale, azionario globale, dove mi prendo un po' di performance, se ci dovesse essere, nei 5 anni di azionario globale, che mi dà un po' di motore al rendimento del portafoglio. Quindi diversificazione sempre meglio che non il singolo investimento. Poi la domanda è... L'altra domanda, ma tu ce l'hai capacità di risparmio? Perché se hai capacità di risparmio, allora potresti addirittura pensare di avere un'esposizione più rischiosa. Perché? Perché comunque tu ogni mese vai e potresti andare ad accumulare, potresti andare a fare un pack periodico che va a mitigare il rischio. Per cui mi potrei andare a prendere e valutare un peso maggiore di azionario. No, senza esagerare, chiaramente. Perché un portafoglio diversificato è sempre meglio di un portafoglio esposto solo su BTP. È vero che adesso i lobotomizzati delle cedole mi diranno ma il BTP almeno a scadenza te li ridà questi soldi. Te li ridà se l'Italia te li ridà. Se l'Italia te li ridà, se non succede niente. Ma non è mai successo niente. Sì, ma il fatto che non sia mai successo niente, che l'Italia abbia sempre rimborsato il debito, non è garanzia che lo farà nei prossimi 5 anni. Voi questo lo capite. E io faccio sempre la metafora che poi dopo la comprendete un po' meglio. Il maiale... Al 29 di dicembre è convinto che il 30 di dicembre gli arriverà da mangiare, perché per 364 giorni ha ricevuto da mangiare ogni singolo giorno a pranzo, ogni singolo giorno a cena, finché il 30 dicembre, il maiale si sveglia e la mattina non lo trova da mangiare. E sapete perché non lo trova da mangiare? Perché quello sarà il suo ultimo giorno, perché c'è il macellaio a fargli la festa. Ma mi hai dato sempre da mangiare. Sì, ma finché un giorno non cambia. Quindi il fatto che l'Italia abbia sempre rimborsato i suoi titoli di Stato non vuol dire che lo farà per sempre. È questo un rischio che non possiamo permetterci di correre. Anche perché con un portafoglio ben diversificato abbassiamo il rischio e miglioriamo i rendimenti. Un ETF obbligazionario a scadenza, anche che non scade, posso mettercelo anche se i soldi mi servono tra 5 anni e lo posso andare a diversificare su un obbligazionario magari che scade a breve, un 1-3 anni magari, per fare un esempio. Perché no? Un 1-3 anni me lo devo tenere a 5 anni, è un rischio basso. Posso avere una perdita?
Sì, tecnicamente sì, ma quanto può essere piccola? Poi se ho capacità di risparmio, posso andare ad integrare. Se avete capacità di risparmio, è quella la cosa più importante. Oltre all'investimento, è importante avere capacità di risparmio, che vi permette anche di abbassare appunto i rischi di un portafoglio ben diversificato. Quindi, questa situazione è qui è tutto sbagliato. Dalle cedole, al fatto che è stato messo tutto in BTP, al fatto che non è stata fatta una pianificazione, al fatto che non è stato valutato il risparmio, al fatto che non c'è niente di corretto. Eppure è la cosa che fanno la maggior parte delle persone: comprano perché c'era l'offerta. Ma investire così non vi porta da nessuna parte, signori, perché inseguite sempre l'offerta del momento, la cosa del momento, e alla fine dei giochi vi portate a casa meno rendimenti e sostenete più costi, e avete soltanto quell'illusoria certezza che tra 5 anni voi riprendete quei soldi lì. Ma tra l'altro, anche in questo caso siete comunque esposti al rischio tasso, anche se tra 5 anni riprendete i soldi, perché se i tassi salgono o scendono, comunque i prezzi dei vostri BTP si muovono e state perdendo magari opportunità sul mercato. E anche quello, il costo opportunità, bisogna tenerne conto, ma questo non ve lo dicono. Detto questo, ragazzi, ma perché non diventate consulenti finanziari indipendenti? Ma siete appassionati di finanza, vi piace la finanza? Ma iscrivetevi al nostro master per diventare consulenti finanziari indipendenti. Abbiamo bisogno di centinaia di consulenti finanziari indipendenti e abbiamo bisogno anche di voi. Sotto in descrizione vi metto il link per prenotare una call gratis e senza impegno con moi. Vi chiamerò io, vi spiegherò nel dettaglio come funziona il master, e poi se volete iscrivervi, vi iscrivete. Siamo in partenza a luglio, pagate il prezzo più basso in questo momento, quindi fatelo, vi aspettiamo. Avete anche la possibilità di lavorare con la Youinvest SCF, la più grande società di consulenza finanziaria indipendente che c'è in Italia, e tenetevi pronti perché sta per arrivare uno tsunami grosso, 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 grosso. Mamma mia, io mi iscriverei adesso al master, perché poi è troppo tardi. Ve lo dico, sotto in descrizione c'è il link, prenotate ste call, è gratis. Se non trovate spazio, perché poi in tanti vi prenotate, aspettate oppure candidatevi sul sito, che non parlate con me ma parlate direttamente con il tutor. Però forza, 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 che vi stiamo aspettando. Detto questo, grazie, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!